alle erbette e cipolla, solo 3 ingredienti e pochissimo olio. Ho sbucciato le patate e vado a grattugiarle. Ho messo le patate grattugiate in una boule, ora le prendo un po' alla volta e le strizzo bene per levare tutta l'acqua. E le vado a mettere in un'altra boule. Grattugiamo anche la cipolla. Strizziamo anche la cipolla e la uniamo alle patate. Mettiamo un uovo in una terrina, l'erba cipollina tagliata, e il prezzemolo. Un pizzico di sale e pepe. Amalgamiamo tutto. Uniamo le patate e le cipolle. Molliamo leggermente la padella. Mi aiuto con un pennellino. Vado a mettere un cucchiaio di composto nell'olio caldo. Schiacciandolo un po'. Dopo 2 minuti circa la vado a girare. Facciamo cuocere a fiamma medio-bassa. Thank you.
Frittelline di patate alle erbette pronte. Per prima cosa lessiamo le patate. Scoliamo le patate. Togliamo la pelle alle patate. Schiacciamo le patate. Le patate devono essere calde. Sgraniamo un po' le patate. Aromatizziamo con la noce moscata. Un pizzico di sale. Andiamo a mettere un cucchiaio di farina. Impastiamo. Una spolverata di farina sul tavolo. Un pizzico di sale. Passiamo nell'uovo la crocchetta, poi il pan grattato e questo passaggio lo facciamo due volte.
Scaldiamo olio di semi per friggere in un tegame a bordi alti. Andiamo a friggere aiutandoci con una schiumarola.